Noi Lasciamo la mia dovremmo cercare di riccione. metterci in contatto con un ospite Sì. per commentare insieme l'ennesima classifica del Sole 24 Ore, quelle classifiche che poi alla fine dell'anno daranno poi una visione globale di quella che è la situazione d'Italia per quanto attiene ai capoluoghi di provincia. In questo caso si parla di città green. Rimini nella classifica globale guadagna 6 posti, arrivando al 23° posto in Italia tra i capoluoghi di provincia e quinto in regione. E con dei risultati positivi in determinati indicatori, ad esempio per numero di alberi, si trova tra le prime 10 d'Italia, così come in un'altra voce che adesso al volo Adesso mi andiamo a sfugge, se non sbaglio, vedere le isole le pedonali, isole per isole pedonali. pedonali, Invece siamo mentre messi è male in per coda per rifiuti. quanto riguarda l'ammontare di rifiuti e dovrebbe Lo pesare il so, turismo su questo, infatti. e anche purtroppo per incidenti stradali. Ma insomma, noi questi sono dati di massima, poi li trovate tutti sul nostro sito. Ma per un commento abbiamo in collegamento telefonico l'assessore alle politiche ambientali del comune di Rimini, Anna Montini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, queste classifiche lo sappiamo, lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Insomma, noi approfittiamo anche per parlare un po' di un cambiamento, perché vedere comunque che anche un quotidiano prestigioso, economico, come il Sole 24 Ore, vede dei miglioramenti, può fare piacere, assessore. Certo, siamo molto contenti perché comunque ci confermiamo nelle prime 30 posizioni. E in Emilia-Romagna praticamente abbiamo quattro province dietro di noi e altre quattro davanti, però siamo, diciamo, molto felici sia perché, come dicevate voi, fra i primi 10 risultiamo fra i primi 10 per quanto riguarda le isole pedonali e il numero di alberi ogni 100 abitanti, e poi abbiamo indicatori molto buoni anche per quanto riguarda la non elevata dispersione della risorsa idrica per la raccolta differenziata dei rifiuti e anche per il numero di ciclabili, per i chilometri di ciclabili. Sulle ciclabili poi stiamo diciamo, andando avanti con altre realizzazioni su Via Roma, su Via Coletti e su Via Coriano. Via Coriano sarà di 2 km, la pista ciclabile che è in corso di realizzazione. Via Coletti 1 km, quella su Via Roma circa 1,5 km, quindi sono tutti dati che faranno ancora migliorare i nostri indicatori anche negli anni successivi e già dal prossimo anno. C'è invece qualche aspetto sul quale bisogna lavorare in modo particolare, insomma, non solo alla luce di questi numeri, ma sono situazioni che immagino l'amministrazione abbia già ben chiare. Ma sicuramente diciamo, si può far meglio su tutto, possiamo puntare ad arrivare ad essere i numeri uno. Sicuramente il dato che menzionavate prima sulla quantità di rifiuti pro capite è influenzato dalla presenza di un indotto turistico molto elevato, quindi abbiamo un numero di arrivi e di pernottamenti che è talmente elevato nella provincia di Rimini che senza dubbio quegli indicatori che finiscono in fondo alla graduatoria, come ad esempio la quantità di rifiuti generati, dipendono fortemente da questo. È chiaro che un po' tutte le amministrazioni, e Rimini in particolare, sta cercando di adottare delle politiche per ridurre la quantità di rifiuti, che non potrà mai essere comunque al livello di una provincia che non ha una presenza turistica così elevata come la nostra. Assessore, un altro dato, diciamo che tra quelli un po' più critici, è questo che viene indicato come uso efficiente del suolo, che immaginiamo sia appunto l'utilizzo del suolo anche, insomma, legato alle costruzioni, oppure lo dobbiamo leggere in modo diverso. Qui siamo 98esimo. 98esimi. Ma questo qui, diciamo, è un dato, sì, che abbiamo notato anche noi, ma è frutto, di scelte del passato, è frutto di uno sviluppo, che si è adottato nel territorio alcuni decenni fa, Tra l'altro, disponendo. tornando a questa questione dei rifiuti, giusto per dare anche una notizia positiva, se è vero che siamo centesimi per produzione di rifiuti urbani, siamo 28esimi per raccolta differenziata. Anche su questo probabilmente conta tutto il lavoro che è stato fatto anche per incentivare la raccolta differenziata, insomma, nelle diverse realtà del territorio. Infatti siamo molto contenti anche di questi indicatori perché dove appunto ci sono gli effetti dei comportamenti delle amministrazioni i risultati si vedono. La raccolta differenziata al 28° posto ci rende felici. Ci sono molti comuni che sono prossimi al 70% e pensate che il target per i comuni costieri
dell'Emilia-Romagna è il raggiungimento del 70% della raccolta differenziata al 31-12-2020 e ci sono dei comuni che ci sono praticamente già quasi, anche quello di Rimini. Anna, un'ultima cosa, perché io un paio di giorni fa ho letto con interesse un suo post sui social dove parlava, appunto, visto che si parla di ambiente, anche della prossima inaugurazione del Metromare. Lei è molto convinta del fatto che sarà un servizio molto utile anche a migliorare la nostra qualità di vita e il nostro ambiente, e diceva, appunto, mancano 28 giorni, a questo punto possiamo dire che ne mancano 26, allora X. Lei ha messo anche insieme alcuni elementi per far capire, immagino, con questo post agli amici che ha sui social, insomma, anche un po' per attivare la discussione su come potrebbero migliorare le cose. Lo vuole così anche dire alla radio? Secondo lei il valore aggiunto di questo Metromare, di cui si parla ogni giorno per motivi diversi, la sfruttiamo, fra virgolette? Certo, ma sul Metromare sicuramente devo dire che rappresenta un altro degli interventi di cui gli indicatori dell'ecosistema urbano ne beneficeranno nel prossimo anno, visto che questa linea che unisce Rimini e Riccione è una linea che partirà a brevissimo, appunto il 23 novembre. Io sono convintissima che porterà dei benefici dal punto di vista ambientale, ma anche della mobilità in ambito urbano nella nostra zona, perché senza dubbio è una linea che garantisce i tempi di percorrenza e velocizza i tempi di percorrenza rispetto agli altri mezzi che vengono utilizzati per il trasporto pubblico locale, e questo sicuramente la renderà attrattiva. È chiaro che le modalità di comportamento cambiano lentamente, come ho scritto appunto su quel post nei social, e bisognerà attendersi che ci vorrà un periodo di transizione per far sì che la gente si avvicini sempre più, ma mi auguro che questo aiuti alcuni automobilisti che spesso viaggiano come unici passeggeri conducenti sul proprio mezzo, lasciare il mezzo in garage per abbracciare l'utilizzo di un sistema di trasporto urbano veloce ed efficiente.